ormai alla chiusura del mercato, le chiedo cosa si aspetta e come vive soprattutto un allenatore le ultime ore di mercato alla vigilia di una partita così importante. Ma come l'ho vissuto, sereno e tranquillo, perché sono stato rincuorato dal lavoro dei ragazzi non in questa settimana ma in questi giorni di sosta e la partita che ha preceduto Vercelli. Il risultato positivo che è venuto è anche per, in funzione del lavoro. Quello che mi aspetto, noi abbiamo si è puntato su un certo tipo di sistema di gioco, abbiamo sempre stati d'accordo con la società di riuscire a fare un mercato centellinato, no? Senza stravolgere niente, ma solamente mettere quei due elementi, due o tre che potevano essere utili a questo sistema di gioco. Quindi si sta cercando ancora di perfezionare per diciamo, gli interpreti di questo sistema, quindi vediamo che succede nelle ultime ore, anche se diciamo, siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino adesso. Inutile negarlo, quella di domani non è una partita come tutte le altre, non per i tifosi e credo che neanche per lei, visto comunque il ricordo di quello spareggio, di quella parata soprattutto di Ferron. Quante volte ci ha ripensato a quella parata? Ma ci ho ripensato tanto perché per tanti di noi allora giovani, qualcuno ancora più giovane di me, poteva significare un altro anno di Serie A. Anche se poi è arrivata immediatamente l'anno dopo, no? Abbiamo avuto la forza di riconquistarla. Penso che la cosa che aveva fatto più male di quella retrocessione era che noi facemmo un grandissimo girone di ritorno dove avevamo quasi fatto una media UEFA e il Verona arrivò insomma con qualche punto in più le ultime partite, è riuscito a ottenere qualche punto fortunato, penso, alle ultime partite, quello spareggio forse non ci doveva neanche essere e quindi brucia ancora di più per quello. Però a noi oggi dobbiamo guardare la partita che è ora della Serie B, il campionato non, loro hanno un campionato dove puntano ad andare in Serie A, giustamente per la grande squadra che sono, e noi abbiamo un campionato dove puntiamo a raggiungere la salvezza il più velocemente possibile. L'andata la Regina fece molto bene, sì. Al di là della sconfitta, può essere quello il modo per affrontare anche in casa il Verona, andarlo ad aggredire? Sì, dobbiamo andarlo ad aggredire però con la giusta intelligenza, perché non dobbiamo scordarci che hanno giocatori in tutti i ruoli, non solamente in alcuni, di grandissima qualità, e quindi quando hai quei giocatori di grande qualità la differenza te la può fare, cioè, se guardi Caccia te la può fare Gomez, te la può fare Alfredson, te la può fare, quindi da tutte le parti te la possono fare la differenza, quindi dobbiamo essere aggressivi ma nella maniera giusta. C'è grande curiosità per vedere finalmente Comi e Di Michele insieme, può essere questa la volta buona? Ma vediamo, l'unico dubbio è un po' quello lì, se giocare ancora con due punte rapide o con una prima punta di riferimento, perché voglio vedere anche loro chi recuperano. Davide si è espresso in carriera molto bene con una punta a fianco, quindi bisogna vedere, vediamo, l'unico un po' dubbio che mi porto dietro è quello e decidiamo domani.